Si ritorna ad Interlagos per il quinto appuntamento della Stock Car Pro Series 2023. Questa serie che ci sta lasciando così tante emozioni continua il suo viaggio nelle sintesi su Parc Fermé e lo fa attraverso la qualifica che ci mostra tra l'altro la pole position dell'unico pilota non brasiliano iscritto alla griglia, Matias Rossi. Siamo quindi il pilota della Toyota numero 117 di Full Time Racing che sta puntando fino al traguardo. Ricordiamoci giusto qualche specifica del circuito: 4 km di terra di lunghezza, uno dei più lunghi del Brasile, non il più lungo visto su Parc Fermé, visto che il più lungo è Curvelo, tra quelli almeno da noi trattati. E storia lunghissima che lo vede, oltre naturalmente a una avventura mastodontica nel mondo della Formula 1, addirittura aperto nel 1940, originariamente lungo quasi 8 km e poi dal layout invariato a partire dal 1999. Quindi emozioni per la pole di Matias Rossi, ma adesso possiamo passare alla gara dopo l'esposizione la bandiera argentina. Le vetture si muovono quindi in fila indiana sul rettilineo di partenza di questa gara 1 del quinto appuntamento di Stock Car Pro Series a Interlagos. Immediatamente notiamo come Rossi riesce a mantenere la testa, mentre più indietro le posizioni cominciano a cambiare. Intanto un taglio alla Ayrton Senna, riusciamo a inquadrare la vettura che riesce a rientrare in pista, quella di Salas, numero 85. Occhio però gli attacchi dietro, perché in curva 4 ci sono già dei danni sulla 85, viene superata già da Elias. Occhio anche perché nelle retrovie sembra che la situazione sia molto calda, con tante vetture molto vicine pronte a cercare sorpassi. Intanto rivediamo in curva 1 un bloccaggio che è arrivato, addirittura contatto che ha fatto perdere una posizione alla vettura uscita. Intanto telecamere aeree molto molto belle da vedere, che ci portano davvero tanto. Intanto andiamo anche nel box di KTF cosa sta succedendo. Entriamo nell'abitacolo di Cacá Bueno, una leggenda dell'automobilismo brasiliano. Bueno si porta dietro alla vettura di Jiménez, mentre ora le telecamere si restano ancora sulla scodata di Salas e soprattutto sul trenino di vetture che proseguono. È ora del pit. Sosta intanto per il qui inquadrato Felipe Batista a bordo della sua Chevrolet di KTF Racing, che riesce a portarsi avanti dopo aver sostituito la ruota posteriore sinistra. Sosta intanto abbastanza lenta invece per Thiago Camilo con la Toyota di Ipiranga Racing, che riesce a rientrare rischiando molto in realtà. Quindi ricordiamo, questa serie ha una sosta obbligatoria, almeno una gomma, rientro abbastanza rischioso per Camilo, proprio a metà tra due vetture che stanno cercando la loro piazzola durante la pit lane. Tanto però si ritorna in battaglia, perché vediamo una lotta tra XF1, Zonta superato all'esterno da Felipe Massa, che addirittura vede Nelson Piquet Junior cercare addirittura la 15, la scia per recuperare la posizione sul rivale compagno di marca. Piquet Junior su Massa all'esterno, Nelsinho Piquet vorrebbe cercare la posizione contro la vettura del team Lubrax, ma niente da fare. Intanto contatto preso in pieno Tony Canan da Jiménez al tornantino del bico doppato. Sosta anche per la 33 di Piquet Junior, sosta decisamente rapida, ottimo lavoro da parte sua. Mentre vediamo un'altra sosta da parte di una Toyota, ossia quella del poleman Matias Rossi. Toyota tra l'altro con la livrea di Gazoo Racing, una delle poche a non avere sponsor particolare, ad esempio quella di Massa del team Lubrax. Qua cambio sempre della posteriore sinistra da parte del vice campione Formula 1 2008, mentre ancora ci inquadrano le gesta i box della pit crew RCM di Riccardo Zonta. Anche qua sosta abbastanza veloce, vediamo Rossi uscire dietro tra l'altro la vettura numero 70, quella di Diego Nunez, che per questo round sostituisce Felipe Fraga Poleman a Cascavel sulla Chevrolet di Blau Motorsport.
vetture che proseguono la loro corsa arrivati in curva 4. Rossi intanto che senza troppi problemi supera Julio Campos, pilota che siamo abituati a vedere anche nella NASCAR Brasil Sprint Race, oltre che qua in Stock Car Pro Series, e arriva quindi sul traguardo, sul rettilineo finale. Più indietro le telecamere inquadrano ancora i danni al posteriore sulla vettura di Salas, che va molto largo in curva 3 e si fa superare addirittura da Rubens Barrichello. Ora però sembra essere tutto finito, non c'è più la possibilità per nessuno di opporre resistenza all'argentino Matias Rossi, che passa in prima posizione sotto la bandiera a scacchi. È un risultato epico questo, perché vediamo un pilota non brasiliano nella serie carioca per eccellenza partire dalla pole e arrivare alla vittoria sulla nella sede forse più caratteristica dell'automobilismo carioca. Intanto battaglia davvero ai ferri cortissimi tra Rubens Barrichello e Guillermo Salas, con Barrichello all'interno ma Salas leggermente più veloce. Arrivano addirittura al contatto, svolazza il paraurti posteriore dell'85, ma sul traguardo è un arrivo al photo finish con davanti di pochissimi centimetri la vettura numero 111, la Toyota di Mobilale. Mamma mia che arrivo questo, uno dei più spettacolari del mondo brasiliano delle corse. Veramente qualcosa di incredibile. Arrivo al photo finish davvero, davvero unico, l'abbiamo visto. Ma è ancora migliore forse il trionfo e l'apporto dato a meccanici amici, a Matias Rossi, circondato dalla sua bandiera, quella argentina, quella albiceleste. Portata davvero sulle sue spalle e ora alza speranzoso il trofeo di Interlagos. Foto diritto per lui con gli altri sul podio, che Junior e Massa. E ora però ci prepariamo allo start di gara 2. I motori si accendono e le luci sul semaforo si spengono, quindi diamo il via anche a gara 2, partenza molto caotica con le 31 vetture che cambiano posizione in modo incontrastato. Zonta davanti a tutti, inseguito da Di Mauri. Intanto abbiamo l'onboard di Daniel Serra, addirittura inglobato in un gruppo dietro, le vetture sono partite molto bene, davanti a rilento. Attenzione perché questo vuol dire solo caos nei primi giri, c'è l'alta possibilità che avvenga un incidente. Ecco, rivediamo anche da dietro, visuale portata proprio dalle spalle di curva 15, che ci dimostra proprio come le vetture in prima fila abbiano quasi stallato, sono rimaste praticamente ferme, e più indietro invece si è stati abbastanza veloci da recuperare sul gruppone. Quindi davanti a tutti con la sua Toyota del team RCM c'è Riccardo Zonta, e il gruppone di auto è ben compatto. Quindi sarà difficile per lui prendere il largo in una situazione del genere. Occhio anche però a Di Mauro e soprattutto a Massa, che seguono nelle posizioni da podio. Lotta per la P4 con Rubens Barrichello attaccato all'interno da Piquet Junior. Posizione quindi presa. Lotta tra due ex piloti. Formula 1. Intanto però sembra che Massa ne abbia qualcosa di più di Gaetano Di Mauro, che quindi potrebbe cercare l'assalto. Vediamo anche un rallentatore. Mi sembrava un contatto girato Teixeira e colpito addirittura da un'altra vettura, quella di Elias. Allora abbiamo visto quindi Rafael Teixeira colpito da un'auto, rimane praticamente non nella traiettoria ideale, ma quando ci sono tante vetture vicine viene percorso quel tratto, addirittura colpito da Elias che lo danneggia in modo molto grave. Quindi gran peccato, vettura anche appunto la citata, la Toyota 28, che deve rientrare nei box. Elias molto molto triste, decisamente triste, si abbraccia con i meccanici perché poteva compiere un bel risultato che alla fine non è arrivato. Quindi ripartenza, Zonta, Di Mauro e Massa nelle prime tre posizioni. Ripartenza quindi con la bandiera verde che sventola. Attenzione quindi alla bandiera verde, non ci sono grossi cambi di posizioni alla prima curva, questa Esdosena così particolare, ma già si vedono qualche battaglia, qualche contattino, qualche spintarella che in corse del genere può ancora esserci, può ancora esistere. Intanto vediamo la vettura 70 di Nunez che sta per venire attaccata dalla 8 di Rafael Suzuki.
mossa che a quanto pare non riesce da parte del pilota di origini chiaramente nipponiche. Massa però sembra essere il beniamino di oggi, quello inquadrato più volte, che si battaglia al forza con Di Mauro per la seconda posizione. Alla fine proprio Di Mauro a cercare l'assalto alla 1 con Zonta che stringe, non vuole in alcun modo lasciare spazio al rivale e riprende così la P1. Anche indietro sembra che non vogliano cedere, ma attenzione perché nel box qui siete tutti felici, una lotta per la vittoria davvero davvero interessante con Gaetano Di Mauro che sembra davvero dare il meglio di sé oggi. Insomma, vediamo intanto anche una scena al rallentatore, Nunez che addirittura viene quasi spinto a forza da Edoardo Barrichello, però posizione che a quanto pare non viene presa. Invece c'è un po' di fuoco sulla vettura numero 70 di Blau, quindi attenzione perché, la vettura si deve fermare. Un principio di incendio che è andato ben oltre il principio, auto a fuoco, il pilota deve uscire, però diamo che qualche momento di paura, però riesce a parlare con i Marshall, quanto pare è andato tutto bene, solo un grande spavento, un grande peccato per un ritiro che non doveva avvenire in queste condizioni, davvero grande spavento, auto che da un principio di incendio è andata completamente a fuoco, team non sarà contento. Intanto però ripartenza, bandiere verdi che ritornano ad essere esposti, prime tre posizioni per Riccardo Zonta, Gaetano Di Mauro e Felipe Massa. Toyota numero 10 che guida lo schieramento, più indietro è anche in lotta per la P4, ma non solo, tutti vogliono cercare di guadagnare posizioni in questa gara 2 pazza, ricca di ritiri. Sosta per Di Mauro intanto, ruota anteriore destra per lui, il suo team però sembra stare aspettando qualcosa, vettura che si alza molto tardi, diverso tempo perso per il team Hot Car che rimanda in pista la sua Chevrolet Cruze, un po' in ritardo. Sosta anche per Edoardo Barrichello e la Toyota di Mobilale sosta con cambio della anteriore sinistra in questo caso, mentre vediamo che è un'altra Toyota quella che si sta fermando ora, quella numero 117 di Mattias Rossi di Full Time Racing. Sosta fatta, sosta perfetta, Rossi sta uscendo e si ritrova poco davanti a Daniel Serra e soprattutto Edoardo Barrichello anche esce pochi centimetri davanti alla vettura che lo segue. Intanto sosta anche, non solo per Urca, contatto addirittura all'ingresso della pit lane tra Felipe Massa e Rubens Barrichello con il numero 19 tamponato dal 111, due veterani del mondo Formula. Intanto vediamo la sosta di Rubigno con cambio della posteriore sinistra, differente rispetto al suo figlio e compagno di squadra, aggiungo. Mentre ora ci faranno vedere anche cosa succede in Lubrax con Massa. Posteriore sinistra per il vice campione del mondo 2008. Eccolo qui, sosta molto buona. Anche Riccardo Zonta cambia la posteriore sinistra. Tanti che sfruttano una sosta tardiva puntano al cambio della posteriore sinistra, mentre prima magari si prediligeva un filino la scelta della gomma anteriore. Chi uscirà primo? Zonta o Massa sfrutterà al meglio l'undercut? Lo stiamo vedendo ora, però pare che Zonta abbia più velocità in uscita dalla grande curva 3, la curva do Sol. Vediamo quindi in uscita dalla pit lane cosa potrà succedere. Massa ha qualche danno estetico, Zonta però non ne ha. Nonostante tutto non sembra che ci siano grandi cambiamenti nelle performance e Zonta esce davanti. Riccardo Zonta ha la leadership della gara, ha la vittoria in pugno, ma non ancora detto, mancano ancora diversi minuti nonostante le risultanze della pit crew. Quindi torniamo sulla gara perché siamo arrivati all'ultima curva e Riccardo Zonta con la Toyota di RCM passa sul traguardo e vince gara 2 Interlagos. Ottimo lavoro davvero, ottimo lavoro per RCM. Sul podio arrivano anche Felipe Massa e Mattias Rossi. Si conclude quindi così con addirittura la vettura è quasi picchiate a forza dalla felicità e soprattutto meccanici, amici, ingegneri che ringraziano Riccardo Zonta per questo grande risultato, per questa grande vittoria che arriva. Eccoci qua quindi, una vittoria da underdog, quella di Riccardo Zonta. Un weekend che ha visto gli underdog arrivare davanti con Camillo davanti, ma non perdetevi il proseguimento della Stock Car Pro Series nella prossima sintesi.